Dimenticata la scopola? No, io non ho dimenticato niente, io non dimentico niente, guardi. Pallino in mano al Tolentino, ma la Samp porta a casa i 3 punti, sostanzialmente. Ma sì, incontravamo una squadra che conosco bene l'allenatore, conosco bene il loro modo di lavorare, di come si lavora qui, una squadra di grandissima intensità, di grandissima gamba. Secondo me non eravamo ancora pronti per affrontarli in una certa maniera, ho preferito aspettare perché lavorare su alcune cose, perché credo che in questo momento, poi vediamo col passare del tempo, però era secondo me un modo di affrontarli quasi scontato. Un buon passo in avanti però, insomma, una Samp concentrata soprattutto. I ragazzi in allenamento mi stanno dando tanto, nel senso come applicazione, come attenzione, e io devo dire la verità, anche col Pineto, fino al 60esimo, ovviamente io l'ho rivista con calma, fino al 60esimo a me i ragazzi non erano dispiaciuti assolutamente. È normale che ci manca tanto, non abbiamo fatto assolutamente niente, ma ripeto, non mi sarebbe, nel mio modo di pensare, come secondo me dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, non mi sarebbe cambiato neanche un'altra sconfitta o un punto o la vittoria, ma neanche Pineto mi avrebbe... Ma la pressione noi ce l'abbiamo anche domenica, ma la pressione, sì. È normale che una piazza come San Benedetto ti impone delle pressioni diverse mediaticamente, però io credo che uno che fa il nostro mestiere, la pressione, se non se la dà ogni giorno, è un problema. Senta, nella sofferenza ha avuto il merito di recuperare 2 giocatori che quasi stavano perdendo, Emili e Chinellato, il merito suo. No, è merito loro, io non ho nessun merito. Sono 2 giocatori che secondo me sono bravi, si danno veramente un grande affare, ho pensato che meritassero di giocare, hanno giocato, ma Chinellato, la prestazione di Chinellato è stata buona a prescindere dai gol, a prescindere, quindi poi ha fatto gol e siamo tutti molto contenti, ma Chinellato c'ha i gol, non è un giocatore... Voluto, ma a me è piaciuto più il primo perché ha attaccato bene il primo palo, ha fatto un bel gol. Sì. Allora, mister, una squadra, quella del Tolentino, che ha lottato soprattutto nel secondo tempo, però peccato ormai un ritornello per il risultato. Sì, peccato veramente, abbiamo pagato, e qui magari mi assumo grandi responsabilità, il tentativo del cambio modulo per varie esigenze, abbiamo pagato inizialmente lo scotto che questo percorso ci lascia, ma devo approfittarne di queste sconfitte molto dolorose per far crescere la squadra, per far crescere il gruppo. Non potevamo pensare che dopo 3-4 partite era tutto semplice. Ne devo approfittare, il gruppo, l'ambiente deve approfittare, ripeto, di queste sconfitte per crescere, perché i valori questa squadra le ha, li ha dimostrati oggi contro una fortissima squadra che magari è in un periodo di transizione, ma che per 70-80 minuti abbiamo tenuto là. E questo non va dimenticato, ci dispiace tantissimo, ma faremo del tutto per riportare magari, c'è stato qualche sprono, ma è giusto che sia così, però io devo far tesoro di queste sconfitte perché il gruppo crescerà. Sergio, il suo presidente ha detto che il gol di Emilia ha liberato la Samp dalle paure che sono passate sulle nostre spalle. Può essere anche vero, veniamo da situazioni simili, veniamo da una sconfitta nella Senigallia, la Samp da una partita interna col Pineto non positiva, a maggior ragione dopo il gol di Emili, la squadra, non voglio parlare di squadra giovane perché non è, ma una squadra combattiva come il Tolentino è rimasta in gara fino all'1-1. E poi gli episodi, se facciamo subito il 2-1 magari cambia, però vi ripeto, sono soddisfatto dei ragazzi che alleno, perché anche oggi, e non sarà così per sempre, perché il calcio mi ha insegnato che lavori e poi raccoglierai, ma quello che ho visto anche oggi ci sono tanti aspetti positivi. Il pallonetto se lo risognerà stanotte?
Lattanzi. Ma questo, come dicevo, non siamo premiati ora perché forse non lo meritiamo, perché dobbiamo ancora crescere e quando magari avremo raggiunto una buona maturità, al di là delle buone prestazioni che anche oggi la squadra ha fatto, ha costruito, magari raccoglierà, ma è lungo il campionato.